amici, faccio questo video per aggiornarvi sulla situazione in atto. Intanto vi ringrazio ancora una volta per aver dimostrato grande affetto nei miei confronti, siete tutti nel mio cuore. Sto bene, la situazione è assolutamente tranquilla, non c'è nessun problema, sono in attesa di nuovo tampone. Se l'esito dovesse essere negativo, conto già da lunedì di tornare a lavorare in studio. Se non fosse possibile per me uscire da qui, vorrà dire che mi attrezzerò da casa da lunedì e riprenderò a lavorare con mezzi di fortuna da qui, ma in ogni caso da lunedì si ricomincia. La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Da oggi sono ufficialmente negativo al test molecolare. Ho sconfitto il Covid dopo 21 giorni di isolamento, 8 dei quali sono stati veramente infernali, con febbre molto alta, saturazione sotto i limiti di guardia, affanno. Giorni che ho passato per sicurezza con una bombola di ossigeno ai lati del letto. Ci sono stati ovviamente momenti in cui ho temuto il peggio, momenti di forte preoccupazione, anche se ho agito tempestivamente. Anzi, forse è proprio quello che ha scongiurato un decorso anche peggiore. L'amico avvocato Eric Grimaldi mi ha messo subito in contatto con i medici del gruppo terapie domiciliari Covid. Quindi vi chiedo, vi imploro, se conoscete qualcuno che in questo momento ha anche solo il minimo dubbio di non andare a votare, vi prego, vi imploro, portatelo con voi, che voti qualsiasi cosa, che voti qualsiasi cosa. Diamo il benvenuto a Francesco Toscano di Italia Sovrana e Popolare. La NATO è il braccio militare e violento di questa mondializzazione morente. Noi vogliamo costruire un'epoca diversa, un'epoca dove esista un multipolarismo in grado di superare il dominio assoluto anglosassone sul mondo. Dominio che negli ultimi 30 anni ci ha regalato guerre insensate in Libia, in Iraq, in Jugoslavia e in altre parti del mondo. Bisogna voltare pagina. Come disse Papa Francesco. Contestate anche l'obbligo vaccinale, ma in questo modo come si fa a vincere la battaglia contro il Covid? Ecco, bisogna dire la verità, il Green Pass non era uno strumento sanitario, ma uno strumento di mafia, di violenza e di sopraffazione. Tanta gente ha vissuto dei momenti terribili perché sull'onda di una isteria cavalcata mediaticamente gli italiani hanno perduto diritti fondamentali. Noi ridaremo dignità a quei medici sospesi, a quelle persone colpite, in un certo senso torturate da un sistema che ha avviato una stagione appaltata al controllo totale e sociale. Con noi di Italia Sovrana e Popolare impediremo che questa deriva trovi pieno compimento.